Wila, eccoci qua con il nostro Bitcoin Update. Qui c'è il Telegram, vi ricordo il Telegram. Qui vedete c'è anche l'ultima lista che ho messo del pack per le altcoin. Metto sempre qualche chicca, poi niente, vai, gli ultimi trade che sostanzialmente non è che c'è molto da dire, eh. C'è Bitcoin to the moon, cioè, c'è poco da dire. Per ora siamo praticamente long, anche se insomma questi ultimi long qui presi così alti sono solo di breve, sostanzialmente può sempre invertire da un momento all'altro, però abbiamo una novità. Infatti volevo fare un video un po' veloce perché succede di tutto, insomma sono parecchi trade, però volevo avvisarvi di una novità. La novità è questa. Vedete, è il DXY, che dopo questo mega pump per i dati insomma, dell'inflazione un po' negativi, che però erano anche abbastanza scontati che lo fossero, insomma, i dati sotto Natale, poi c'è comunque un po' di guerra in giro e l'economia va bene, era poco probabile che fossero migliorativi, però insomma, stati un po' peggiorativi, ma erano un disastro. Tanto si sa già che comunque la Fed deve rivalutare i rialzi, a marzo non fa nessun, cioè i ribassi, il taglio dei tassi, e si sa già che a marzo non farà nessun taglio dei tassi, no? Quindi, cioè, non è che alla fine è cambiato molto. Quindi pump di paura, avevo fatto anche un video dicendo attenzione che insomma magari si può anche invertire tutto, però nei fatti dopo questo pump, e adesso ha fatto un bel crollo. Adesso ha fatto un bel crollo, anche perché anzi ero anche pronto per un eventuale long, però al volo ho detto no, qui ragazzi al volo, invece che mi giro direttamente short, perché vedete euro si vincola rialzo, ovviamente è all'opposto del DXY, e quindi questo niente andrà a chiudere almeno l'inefficienza. E inefficienza più che andare a chiudere qui comunque ha fatto un bel crashone. Adesso qui è nell'area precedente. Però anche qui, cos'è che era? Era da un po' che cercavamo anche questo potenziale trimestrale inverso, se vi ricordate, no? Cioè, da uno di questi top qui, era che cercavamo uno di questi top di trimestrale inverso, siamo a 100 giorni, che ovviamente se uno va a vedersi i grafici, ad esempio, dell'euro, è il suo trimestrale, no? Cioè, adesso qui è tutto scarabocchiato, però vedete, qui c'è la struttura. A dire, vabbè, qui c'è tutta una struttura, va a chiudere, poi riparte, va bene? Quindi, se così fosse, già abbiamo un Bitcoin a 52K e un Ethereum che sta spingendo adesso, sta riprendendo la dominance, anche questa è un'altra novità, vedete come sta spingendo. E infatti l'avevo già detto, io ho già cambiato praticamente il portafoglio da Bitcoin a Ethereum. Infatti se andiamo a vedere qui la coppia, che qui è tutto scarabocchiato, e lo scarabocchiamo ulteriormente. Al giornaliero, vedete qui che aveva fatto una bella rottura e adesso un po' profondo, ma sembra ancora un retest. Siamo ancora sotto questa mega trend che aveva rotto, però nei fatti sembra pronto a ripartire, a rompere a rialzo. Questo è Ethereum contro Bitcoin e quindi riprendere la forza dalla parte di Ethereum. Stessa roba con qui la Total, vedete, guarda, candelone rosso qui. Questa è praticamente la dominance fatta un po' meglio, perché non c'è Ethereum dentro, ma c'è la Total 3 e meno le stable. Vedete qui Bitcoin stava andando ben su, e però adesso candelone rosso nei confronti di Ethereum e della Total, però Bitcoin è ancora forte, ovviamente. Se andiamo a prendere comunque la Total, vedete, siamo pronti alla rottura a rialzo. Rottura, rialzo, e quindi ormai conferma che qui, come abbiamo già detto più volte, è partito il nostro trimestrale, e ora conferma che andiamo a vincolarci al rialzo per come disegno fatto l'ultima volta. E qui i target sono golosi per le shitcoinine che magari erano ancora basse, eccetera, perché arriviamo in queste zone qui, cioè arrivare in queste zone qui vuol dire farsi altri 150-200 miliardi di capitalizzazione su roba che magari vale niente, perché bisogna vedere quali fanno 150 miliardi, perché c'è un Solana che è già arrivato, eccetera, uno con tutte le altcoin che ho dato qua nelle varie liste, vedete, questa era l'ultima,
Poi c'erano tutte le varie liste dei pack anche prima. Se andiamo a vederle, vi do un anticipo. Tanto questo Telegram è un mese gratuito. Vedete voi, vedete qui c'era un'ultima lista del pack, come ho fatto vedere in quel video. Se volete andare a vedere il video, 100 dollari di pack settimanale, obiettivo 100K in 2 anni. Quindi io adesso mi fermerei anche qui. Comunque la faccenda è ritornata assolutamente bullish. E Bitcoin vincolato a rialzo, e Ethereum vincolato a rialzo, e tutto vincolato a rialzo. Anche il Nasdaq sembra che sta riprendendo. Anche qui abbiamo fatto un ultimo trade long. Se non disegno sempre nel vuoto, come sempre. Andiamo a vedere. Qui sembra comunque che sia pronto a ripartire. Vedete, si sta rimettendo sopra. Diciamo questa zona qui, anche qua prendiamo il tuo disegnetto, questa zona qui sostanzialmente che è lo spartiacque per ritornare bullish, perché adesso basta solo che riattacchi i massimi e via, cioè sostanzialmente. Quindi non c'è molto da dire, ci sono stare un attimo dietro i mercati, però volevo comunque farvi questo video di, vabbè, Bitcoin Update anche per, soprattutto diciamo questo, che l'XY sta facendo un brutto candelone rosso, quindi magari potrebbe anche invertire. E a questo punto, se inverte adesso e fa non so quanto tempo di ribasso, potrebbe, visto che anche tutto è vincolato a rialzo adesso, quello che aspettavamo magari per il grosso ritracciamento di marzo, come ho detto, magari si sposta a maggio, visto che tra l'altro anche tutti i top si sono spostati di un mese e mezzo, perché c'è stato il crollo Covid a marzo, però i top che abbiamo fatto per il biennale, tanti top, si sono spostati di un mese e mezzo in avanti, no? E quindi è probabile che magari andiamo un mese e mezzo in avanti, andiamo in euforia fino a maggio, anche per quella questione del taglio dei tassi, perché il taglio dei tassi potrebbe dare il classico sell the news, anche perché taglia i tassi, perché l'economia se va bene non li taglia, quindi magari succede qualcosa, quindi taglia i tassi, succede qualcosa e più che sell the news è che l'economia fa paura, metti, proponiamo, però per ora che tutto sale, sale. Non facciamoci la testa, ecco, stiamo long, facciamo il pack sulle altcoin e speriamo in un to the moon. Vediamo, dai, video veloce oggi, questo video è tutto e sentiamo alla prossima, ciao!